Ma bentornati a tutti! Oggi parliamo di una cosa molto molto interessante. Parliamo di un J-horror, ovvero di un horror giapponese, perché ho visto che ho portato veramente pochissimi titoli giapponesi su questo canale, quindi ho detto no, devo portare qualcosa di giapponese e porto qualcosa di magistrale. Oggi parliamo di Uzumaki. Uzumaki è un film horror dell'anno 2000 diretto da Iguchinsky, pseudonimo di Akihiro Iguchi. È tratto da un manga di Junji Ito, di cui vi lascio sicuramente qualche tavola qui in sovraimpressione perché è veramente, secondo me, disegnato bene. Io non sono un esperto di manga, non ne ho letti moltissimi, però queste tavole mi hanno colpito particolarmente e l'influenza del manga sul film si sente veramente molto forte, nonostante i finali in realtà siano diversi perché il film è stato portato a termine prima della fine del manga. Una città viene infestata e assalita da una maledizione, la maledizione della spirale. Che cosa fa questa maledizione? Praticamente colpisce, attanaglia la mente e il fisico di alcune persone che ne vengono colpite, praticamente ossessionandosi e coprendo tutto ciò che li circonda di oggetti a forma di spirale. E questo porterà alla follia a moltissimi personaggi. Si manifesta anche, appunto, come abbiamo detto, non solo psicologicamente ma anche fisicamente, in quanto alcune persone addirittura diventeranno delle lumache con appunto il guscio a forma di spirale. Altri addirittura si suicideranno, come vedremo alcuni dei personaggi principali si suicideranno. Uno ad esempio si uccide buttandosi dentro una lavatrice e frullandosi perché voleva diventare esso stesso una spirale. Insomma, un'ossessione malata di questa maledizione che porta le persone al suicidio o a delle trasformazioni drastiche. Come avete ben capito, non siamo di fronte a un film di tutti i giorni, siamo di fronte a un film molto molto particolare. Horror, abbastanza inquietante, a tratti anche buffo, assurdo, sicuramente un film dalle tinte molto assurde, caratteristica tra l'altro molto cara agli horror giapponesi. Riusciamo a raggiungere appunto dei livelli di assurdità che dall'horror passano al ridicolo, ma risulta un ridicolo trash voluto e quindi non dà fastidio, anzi crea quel tocco di particolarità, di qualità in più. È un film che fa dell'identità, della particolarità il suo punto forte. Infatti abbiamo tre fattori che caratterizzano molto particolarmente questa pellicola, ovvero la presenza delle spirali che troveremo in tutto il film, quindi le lumache, quindi tutti oggetti a forma di spirale che creano una sorta di look cinematografico, una sorta di immaginario di quello che è il film. E poi la color correction, soprattutto, sempre tendente al verde, che crea proprio questo senso di appartenenza. Quando tu vedi qualcosa di verde sai che è sicuramente Uzumaki. È molto difficile, insomma, confondere questo film con altri film. E poi per concludere anche la colonna sonora. Una colonna sonora che riesce a essere inquietante e buffa allo stesso tempo. Mi ricordo sicuramente anche un brano in particolare, che forse vi lascio qui sotto, poi vedremo in montaggio, insomma, che riesce appunto a essere inquietante in alcuni momenti, ma anche buffo in altri momenti. Quindi è tutto veramente connesso in modo pazzesco. Il regista veramente ha una grandissima capacità nell'unire ciò che vedi a schermo con ciò che ascolti e a bilanciare perfettamente il ridicolo con l'inquietante. La regia di Iguchi è veramente molto serrata, è veramente molto precisa ed è anche a volte innovativa, particolare. A volte abbiamo proprio questi movimenti di macchina a spirale, anch'essi, che vi faranno appunto provare alienazioni, vi faranno provare anche stordimento a volte. È tutto voluto ed è tutto molto molto curato. Speciale attenzione ovviamente per le scenografie e quindi per ciò che vedete a schermo. Sapiente è stata anche la scelta degli attori che devono figurare. Infatti sono tutti molto inquietanti, ma tutti diversi tra di loro. Non c'è un'eguaglianza, personaggi meno importanti, più importanti. Ovviamente abbiamo una protagonista, che è Eriko Hatsune, che anche lei, come volto, come fisicità, è veramente adatta e perfetta a quello che è il film, perché ha questo volto che risulta inquietante, ma anche tenero, buffo in altri momenti. Quindi è veramente, veramente perfetto. Anche perché mantiene sempre questa espressione un po' stralunata, un po' stravagante. Quindi calza veramente a pennello con quella che è l'atmosfera del film. Quindi Uzumaki sostanzialmente va a prendere un vero e proprio spicchio di quello che è il mercato cinematografico, ovvero un piccolo cult de sé, un piccolo film che non può essere dimenticato per la sua identità fortemente spiccata e che va ricordato per quello che è, ovvero un film strambo, un film assurdo, un film horror,
ma veramente molto interessante, che non può essere dimenticato, soprattutto perché mette quelle che sono le basi per tantissimi altri film, anche giapponesi, ma anche del resto del mondo. Quindi sicuramente dovete guardarlo. Sostanzialmente, per riassumere, è un film che sicuramente andrà ricordato per la sua particolarità. È un film che non fa particolarmente paura, ma fa parlare di sé proprio perché rende bene l'idea di quello che è il modo dei giapponesi di fare horror, proprio per queste assurdità continue che noi vediamo. Mi vengono in mente ad esempio due registi maestri in questo, che mi fanno molto pensare a Uzumaki, anche per come è girato, per le soluzioni sceniche. Sto parlando di Tsukamoto, Shinja Tsukamoto in primis, vi lascio qui la sua foto, e Takashi Miike. Takashi Miike è il re dell'assurdo, del cinema dell'assurdo. Forse ve l'ho già accennato in qualche video, non ricordo bene. Comunque i giapponesi hanno sempre questa assurdità nei loro film. Io vi consiglio spassionatamente di recuperarlo, quindi mi raccomando, se l'avete già visto, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa ne pensate e se vi ha catturato questa sua particolarità. A me è piaciuto tantissimo. Mi raccomando, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, se vi è interessato, o un non mi piace se vi ha fatto schifo. Iscrivetevi al canale e mantenete attivata la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video e a presto!